trovate tutti i video sul mio canale. Io sono Mr. Camarium. Se non avete già fatto, iscrivetevi al canale e lasciate un like. Prima di continuare e dirvi di cosa voglio parlare, vi lascio allo stacchetto, quindi veline, anzi velina. Dopo questo breve stacchetto vi mostrerò praticamente qual è l'argomento di questo video. Ho lasciato la mia stampante a filamento FDM e passo alla stampante a resina. Il primo passo che andrò a fare è selezionare il software, il programma che utilizzerò per fare lo slicker, comunque per passare i miei pezzi 3D alla stampante. In questo caso ho scelto la marca Anycubic, spero di averlo pronunciato bene. Adesso vi faccio una classifica di tre programmi migliori che io ho trovato in rete e sono tra l'altro parzialmente gratuiti. Tutto il resto, anche se buoni e professionali, erano tutti a pagamento. Allora, uno dei programmi che vi mostro, che comunque è valido, però io lo considero a terzo posto la mia classifica, è il Liquor Slicker, che è gratis, a condizione che si può anche abilitare un abbonamento che ci permette di sbloccare alcune funzioni. È praticamente un programma che ci permette anche di lavorare il pezzo prima della stampa. Però sinceramente queste sono cose che io realizzo con applicativi dedicati. Non mi interessa poter personalizzare il pezzo che andrò a stampare, mi interessa solo un programma che mi permette di prenderlo e esportarlo direttamente per la stampa. Andando su prepara è possibile creare i supporti. Alcune funzioni e supporti sono dedicati alla versione, vedete, Pro, ma la cosa più interessante, che ormai è presente in molti di questi programmi, è la possibilità di svuotare il pezzo. Perché fino a molti anni fa tutto quello che si realizzava con la stampa a resina erano pezzi completamente pieni. Adesso è possibile avere la possibilità di svuotare il pezzo. Vedete, questa versione qui, questa opzione, questa versione è totalmente gratuita. Basta solo che clicco su on, specifico lo spessore, la percentuale di vuoto e il livello della parete. Uno è un po' troppo basso, gli andrei sui 2 mm. Fatto questo, lui comincia a elaborare praticamente quello che sarà il lavoro che andrà a svolgere. Purtroppo questa fase è molto lenta in questo tipo di programma. Per quello che mi riguarda, a me è un ottimo programma, ma resta a terzo posto proprio perché molte delle funzioni di personalizzazione sono tutte dedicate a chi ha la versione professionale. In più qua ho la possibilità di fare la funzione del foro, che qui già avevo fatto. Quella funzione di foro serve lì quando il pezzo è sospeso verso l'alto basso per svuotare la resina residua all'interno del nostro pezzo. Però anche qui la possibilità di personalizzare il foro sono tutte per la versione professionale. Quindi ve lo consiglio, se avete la possibilità economica di sbloccare la versione professionale. Diversamente, per chi ama comunque utilizzare applicativi esterni, di non utilizzare questo qui, e adesso vi mostro l'alternativa gratuita ma con più opzioni rispetto a questa versione. Così qua, con questa versione, questa applicazione che io la metto al secondo posto, che si chiama Cheatbox, che è praticamente un software sviluppato open source, è completamente gratuito, solo pochissime funzioni sono riservate alla versione professionale, che non vedete qui, perché la versione professionale di Cheatbox si scarica e si installa separatamente. In questa versione qui c'è tutto quello che ci serve per importare e esportare il nostro pezzo. In questa qui ci permette di fare alcune lavori sul pezzo, ma per quelle che ci interessa in modo particolare è la funzione, come ho detto prima, il programma precedente
eccolo qui, ecco qua, svuotamento, e qui si chiama hollow. Ok, qui decido lo spessore, qua ho messo, perché già lo sto utilizzando, 3 mm, precisione 100%, e il sistema di griglia interna, che è griglia 3D, densità 25%, e faccio start. Ecco, come potete notare è molto più veloce rispetto al programma che vi ho mostrato in precedenza, che stava ancora facendo l'anteprima del pezzo che stava svuotando. Adesso vi mostro, quando ha finito, come si presenterà all'interno. Ecco qua, il pezzo è stato svuotato, adesso scendo, ingrandisco, voglio vedere meglio, se scendo vedete il pezzo l'ha svuotato e ci ha inserito, si vede pochissimo, la maglia a griglia al suo interno. Allora, sul fondo si vede meglio, aspettate, eccola qui, vedete, eccola qui la griglia di supporto. C'è chi di solito non la usa, ma io consiglio comunque di utilizzare questa opzione. In questo modo, man mano che il pezzo viene realizzato, si aggrappa comunque a quella che è la struttura all'interno, questa struttura a griglia. E anche qui esiste la possibilità di fare il foro, ecco qua. Qua scelgo che tipo di foro, come deve essere, a cerchio, esagono, quadrato. Andiamo sul cerchio, posso decidere la misura di diametro, la profondità, e perpendicolare al modello, ok, aggiungi foro, ecco qui, pam, e gli ho fatto un bel buco in testa. In questo caso, in questo modo, quando andrà a fare la stampa, la resina in eccesso andrà via, e questo foro poi ovviamente lo andremo a riempire come meglio crediamo. Qui, se non mi sbaglio, da qualche parte, ecco qua, tieni il foro, scavo continuamente il foro, ok, qui da qualche parte, eccolo qui, e te lo stavo cercando, il tappo sta qui per terra, perché lui, quello che togli da qui, lo rimette qui, così potete prendere il tappo e metterlo a foro. Però mi hanno detto, perché questa funzione non l'ho ancora usata, mi hanno detto che il tappo spesso e volentieri non corrisponde al foro, è troppo largo o è troppo piccolo. Quindi potete anche togliere questa spunta qui, in questo foro qui non vi viene messa qui e viene fatto soltanto in più. Dopo aver fatto questo, basta soltanto fare slicer e lui mi esporta automaticamente il pezzo. Ovviamente anche qui esiste la funzione dei supporti, e anche qui è possibile farlo in automatico sulla piattaforma qui in basso oppure su tutti, e lui automaticamente andrà a calcolare dove andare a mettere tutti i supporti. Ecco, vedete? Poi ovviamente potete selezionare sopra e cancellare quelli che a voi non servono o vi sembrano eccessivi. Quindi questo qui lo consiglio, rispetto all'altro è a 100% gratuito in italiano e personalizzabile. Beh, che dire, però io ho un primo in classifica e adesso ve lo faccio vedere. Il programma che adesso vi mostro, che io considero il migliore, è Anycubic Photon Workshop, che l'unica pecca è un'applicazione dedicata interamente alle sole stampanti della Anycubic, stampanti a resina ovviamente. È di una semplicità mostruosa, ha soltanto quello che è lo stretto necessario per la stampa per la resina, e anche se è in inglese è completamente intuitivo. Allora, in questo caso ho preso il solito personaggio che è Batman, lo posso clonare. Vedete, posso scegliere quanti pezzi voglio di Batman, quindi faccio apply, ne metto altri due. In pratica assomiglia tantissimo per chi ha pratica con cura alle stesse funzioni. Posso riparare eventuali difetti sul pezzo, e qui c'è la funzione a svuota che si chiama Allow, come nell'altro programma. Quindi scelgo, in questo caso ho più funzioni, scelgo lo spessore, accuratezza, in quel caso lì abbiamo il 100%, qui porta diciamo, qui va in millimetri, direzione interna, e qui posso scegliere no, non voglio nulla come riempimento, oppure un BCC, quindi un riempimento abbastanza leggero, oppure
un riempimento FCC molto più complesso. Infatti mi dici le celle, quando posso personalizzare anche le celle, no? 5 mm con una struttura radiale di 1 mm, faccio applica. È da notare che ci ha messo anche meno tempo e adesso scendo giù e vi faccio vedere praticamente, ecco, tolgo questo che dà fastidio, ecco qua. Vedete la differenza tra il pezzo senza il riempimento e quello lì, questo qua viene completamente pieno in pratica. Vedete la griglia che ha creato all'interno. Posso decidere ovviamente per ogni pezzo, posso personalizzare ogni pezzo come meglio credo, tipo qua. Vediamo la differenza, vediamo se si nota la differenza. Sì, ecco qua, si nota la differenza con il disegno, vedete? Vedete, eccolo qui in questa posizione, e fa vedere un po' la differenza della griglia. Quindi anche se uso un sistema meno complesso, andrà, va bene comunque. Scusate che la voce oggi è così bassa. Ok, anche qui ovviamente c'è la funzione di bucatura per far svuotare la resina in eccesso. Anche qui posso scegliere, qui c'è solo la possibilità del foro circolare, può darsi una nuova versione, sarà possibile inserire più forme. Qui mi permette di effettuare più personalizzazioni tra il diametro e la profondità. Quindi una volta stabilito 2 mm non va bene, mettiamo 3 ovunque. Okay. Quindi scelgo dove fare il buco, ecco, se vedete qua segue perfettamente disegno e pam, buco fatto in testa. Ah, ecco qua che conserva il tappo, cosa che non volevo. Quindi facciamo un'altra prova, lo buco qui, ecco, buco fatto e il tappo è rimasto separato, solo che il tappo per qua l'ha messo qui. È un programma che andrà ancora perfezionato. Ok, qui ho la funzione di tagliare il pezzo, non so che utilità possa avere, e poi ho la possibilità di inserire un testo sopra, alla fatta enorme qui. Il testo, vabbè, jeans, devo ancora imparare. Comunque è possibile, forse perché ce ne sono troppi, vediamo questo qui, scelgo qui questo. Ah, ecco qui, forse erano troppi e non sapeva com'è. Vedete, è possibile inserire un testo sopra il nostro pezzo. Questa come novità appartiene a questo tipo di programma. Ovviamente inserito, posso anche cancellare tutto. No, ha fuso con il pezzo principale. Questo invece ha una funzione in più, in cui posso generare addirittura una faccia. Ovviamente qui vi dice l'errore che la foto come non deve essere fatta, la foto frontale e le due laterali. Lui vi genera praticamente una riduzione, un busto 3D della persona che desiderate stampare. I supporti, anche qui ho la possibilità di generare supporti in automatico, solo che in questo programma qua di Anycubic non mi dice se voglio generare solo supporti per la base oppure supporti su tutto il pezzo. In pratica genera supporti su tutto il pezzo. Qui sì, supporto, ah no, supporto o platform, penso che la rimuovi. Ok, no, cambiato nulla. Io questo qua lo sto cominciando adesso a utilizzarlo, che comunque andrò
a utilizzare solo l'AnyCubic. Quindi vabbè, qui ho la possibilità di utilizzare i tipi di supporto leggero, medium, alto, in pratica come l'altro programma. E qui, e poi qui ho la possibilità di scegliere la macchina. Nel caso mio ho scelto la AnyCubic Photo Mono, la 6KS, e in questa versione qui abbiamo la possibilità di anche associare un profilo. In questo modo possiamo richiamare tutte le funzioni in automatico. Il setting è praticamente esistente, quindi non c'è nulla da fare, se non vediamo modello prom, niente, praticamente non c'è pure, a parte solo la lingua, in pratica solo la lingua, e scegliere aggiornamento automatico, però non ha nulla da impostare, solo la macchina. Qui dove c'è scritto machine aggiungete la macchina che andrete a utilizzare. Ovviamente anche qui come si che potete scegliere il tipo di resina, questo è per permettere praticamente di personalizzare i valori di esposizione per la resina. Quindi per me, per chi usa, solo per chi usa AnyCubic, questo è il miglior programma, perché è molto semplice, ha soltanto il stretto necessario per fare la stampa, perché poi per il resto io uso applicazioni dedicate. Ok, ho realizzato questo video abbastanza veloce in cui vi ho mostrato i miei programmi che considero migliori. Il primo AnyCubic, infatti utilizzerò sempre quello lì, visto che andrò a utilizzare dispositivi di questa azienda. Io già ho uno dei due pezzi, quello lì che serve per lavare e fare la cura del pezzo, e più avanti vi mostrerò alcune modifiche, addirittura una anche abbastanza importante per migliorare la cura del pezzo. Invece per quanto riguarda poi la stampa, per la stampa vi mostrerò come utilizzare AnyCubic Workshop nel migliore dei modi, e che ho visto che è possibile, vedendo un piccolo trucco, imparare a utilizzare i parametri migliori per velocizzare la stampa 3D per quanto riguarda l'esposizione, perché come valore di base danno sempre 2.5 di esposizione, però quel valore può anche variare o di più o di meno, e vi faccio vedere come si fa a calcolare e a trovare il miglior parametro per qualsiasi materiale che andrete a comprare. Io utilizzerò adesso di base la resina lavabile, e purtroppo adesso non sono ancora attrezzato per utilizzare le altre resine, in quanto ho un locale abbastanza chiuso e serve qualcosa di più arreggiato, quindi non vorrei tossicarmi il mio organismo e utilizzare resine tossiche. Quindi lascio a voi una buona giornata, e vi ricordo di lasciare un like e di iscrivervi al canale.